Buongiorno amici milanesi e non solo, oggi è il grande giorno, oggi è il giorno del derby, stasera ore 20.45 a San Siro andrà in scena Inter Milan. Siamo qui in giro per Milano per sentire un po' le impressioni dei tifosi rossoneri ma anche dei tifosi neroazzurri, tanta speranza per il Milan in Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe essere del match e tanta fiducia per gli interisti in Lukaku e nel condottiero Conte. Sentiamo i pronostici e le impressioni dei tifosi qui a Milano. Grande fiducia e anche passione. Ce la sentiamo, oggi scriviamo la storia. La Juventus ci ha dato un'adrenalina pazzesca. Sarà difficile, però ce la metteremo tutta. C'è anche l'aiuto di Ibra, non sarà al massimo, però comunque è sempre Ibra. C'è tanta paura perché comunque Zlatan è un grande giocatore. Speriamo che stasera non segni. Molta fiducia. 1-0 Ibrahimovic di rigore. Io ho paura molto di Ibra e stimo molto Teo Hernandez, quindi di loro due ho paura. Anche Casillieco un po' dietro le punte può dar fastidio. Sempre Ibrahimovic numero 1. 2-0 Lukaku. E tu come la vedi? 2-0, non dico chi segna, però vinciamo noi 2-0. Anche Skinner può segnare, non basta possiamo, che vinciamo. Non possiamo sbagliare. Gli interisti saranno carichi a palla, ovviamente vogliono approfittare di questo passo falso della Juve, però noi ce la metteremo tutta per fargli lo sgambetto. Noi siamo calmi, aspettiamo la partita di stasera. 1-0 Leao per me, 2-1 per il Milan. Ce l'ho anche al fantacalcio. Gol di Romagnoli al 94esimo. Dopo il risultato di ieri la vittoria sarà sicura. Poiché Ibrahimovic ha sempre segnato nel derby, spero che finisca 0-1 con gol di Ibrahimovic. Io penso che la loro partita sarà Eriksen stasera e il prossimo è 2-0, però Lukaku Eriksen. La paura, cioè, come in ogni partita, anche se sarebbe una squadra. Però manca Lautaro, mancano giocatori, quindi si può fare. Oggi andiamo a pari punti con la prima in classifica. Con Dio Ibra si può sognare. Per questa squadra, per questi colori magici, noi facciamo di tutto. E stasera voglio un bel 5-0. Abbiamo la formazione per batterli, quindi confidiamo nel Dio Zlatan. E come se si vince? Certo. Speriamo in questa vittoria, ci crediamo, sono convinta che stasera l'Inter ce la farà. C'è Milan 2-1, segnano Ibrahimovic 3-2 e Rebic al 92esimo. Finisce 3-0. Addirittura? Doppietta di Zlatan. Allora, il pronostico 2-0 e insieme ad Ibra secondo me il protagonista sarà Casillieco. 60 Inter, 40 Milan, ma si spera nella vittoria del Milan, ovviamente sempre forza Milan. Sempre forza, sempre, forza Milan. Forza Inter, sempre. I giocatori vanno e vengono. L'amore resta. Questa squadra invece rimane sempre. Questi colori del sangue ce li ho. Fa sempre forza Milan.